Taglia S, larghezza 34 e mezzo. Questo qui è un 37 e mezzo circa. Profondità 40. Uguale. Altezza 28 e mezzo. Questo qui di altezza è un 43, un 28 e mezzo risulterebbe come un po' tipo da furgone. Un po' piccolino. Sì, ci andrebbe qualcosa di più alto. Ok, M33 di larghezza, Sarebbe tipo perfetto. quello. Profondità 39. Sarebbe perfetto perché rimarrebbe un centimetro più piccolino e riusciremo Ok. anche a chiudere bene l'antina per separare la doccia. E Altezza? altezza 33 e mezzo. Rimarrebbe un po' più basso, che almeno così sia anche, tra virgolette, più Confortevole a fare i propri bisogni. Molto bene, perché sennò c'è la L che è 33 di larghezza. 33? No, beh, è sempre uguale di Sì, larghezza. è sempre uguale quella. Profondità è Andrebbe sempre 39, bene. Andrebbe uguale. bene. E però è alto 46. 46 e qua saresti No. altissimo a fare i propri Poi bisogni. devo da in Praticamente piedi. cacchi da in piedi. Esatto. No, grazie. No, Io andrei sulla M. sulla M. Affare Vamos. fatto. Ordiniamo. Dai. Ciao, siamo Davide e Valeria. Da settembre 2022 viviamo a bordo del nostro van. Insieme a Siri, Sprint e Charlie. Misure e misure, abbiamo scelto la taglia M ed eccola qui. Ma che cos'è? Ciao belli! Eccoci qui, benvenuti nel nostro nuovo video dove vi presenteremo il nostro nuovo bagno. Ma perché noi abbiamo scelto il bagno a secco dell'Atrelino? E ce lo dice Valeria. Allora, ci siamo trovati in questo anno molto spesso a doverci spostare perché il nostro bagno era pieno. Noi abbiamo il bagno, il WC chimico a cassetta, che ha una durata dai 3 ai 5 giorni più o meno, in base a quello che mangiamo e quindi che è quello che beviamo. E quindi ci trovavamo in posti bellissimi dove magari si voleva stare una settimana perché l'acqua era comoda, magari c'era una fontanella per caricare il furgone, ma avevamo il bagno pieno e quindi bisognava purtroppo abbandonare quel posto per andare a cercare un'area di carico scarico. Dopo esserci consultati con tantissimi viaggiatori, perché questo è un problema comune, abbiamo scelto di collaborare con Atrelino. Atrelino è un'azienda tedesca. Cosa ci è piaciuto di loro, a parte essere precisi in ogni minimo dettaglio, è che loro lavorano con prodotti ecosostenibili, compreso il packaging, dove dentro ci sono tutti i componenti per montare questo bagno. Ora vi facciamo vedere com'è all'interno il bagno e come funziona. Allora, eccolo qui, abbiamo un'asse in legno in multistrato che è calamitata, quindi volendo si può chiudere e aprire e spostare, oppure quello che faremo noi è mettere le cerniere che ci sono state fornite in modo da aprirlo come un semplice WC. Ora lo spostiamo, lo giochiamo e vi facciamo vedere come è fatto all'interno. Abbiamo la separazione dei solidi e liquidi, dove al suo interno abbiamo una tanica per i liquidi da 5 litri con una valvola di non ritorno in modo che gli odori non risalgano verso l'alto. Invece i solidi saranno accolti qua dentro, ovviamente questo non ci sarà, è nuovo, è arrivato da poco, dobbiamo ancora aprirlo. Comunque questo va tolto, non serve, dove sarà riposto un sacchettino biodegradabile, verrà messo così, questo verrà chiuso. È stato studiato in modo tale che i liquidi scendano bene verso avanti, quindi verso la tanica, e i solidi con una bocchetta molto molto grande non possono che entrare nel posto giusto. Ma comunque noi in questi giorni lo proveremo
ovviamente non vi faremo vedere il video della prova e vi faremo sapere come va. Ora in molti vi starete chiedendo, eh sì, va bene, la tannica delle urine, bellissimo tutto, però se io poi devo andare a svuotare non posso portarmelo con questo pezzo, con la valvola di non ritorno in giro, devo avere per forza un qualcosa che chiude la tannica. Trelino ha pensato anche a questo. Adesso vi faccio vedere. Allora, sotto il contenitore dei solidi troverete un apposito intaglio per mettere il tappo, che verrà sostituito alla valvolina di non ritorno dei liquidi, perciò quando dovrete andare a svuotare potete chiudere come una tannica normale, avete la vostra valigetta e andate a fare il cappuccetto rosso nel bosco, ma non raccogliete i frutti, ma svuotate i liquidi. Essendo dei liquidi senza in aggiunta di prodotti chimici all'interno, si può svuotare ovunque. Ovunque non vuol dire che se tu vedi la ruota di una macchina gliela svuoti sopra o la vai a buttare in mezzo alla strada, vuol dire che con un po' di cognizione, se si vede un tombino o dietro una pianta, si può fare tranquillamente, non c'è nessun tipo di problema. Per i solidi è lo stesso funzionamento, una volta che avete utilizzato il vostro sacchetto, in più che Valeria si è dimenticata di dirvi, perdonatemi, vi mandano praticamente questo che sarebbe il terriccio da mettere all'interno del sacchetto dove ci saranno i vostri amati solidi, che andranno a seccare il tutto. Perciò una volta che avete fatto appunto i vostri bisogni e siete a posto, chiudete il sacchetto e lo potete buttare tranquillamente nel bidone della spazzatura. Mi raccomando, non della plastica o del vetro, ma centrate solo il bidone giusto. Altra motivazione perché abbiamo scelto il bagno a secco sono anche un po' gli odori. Noi abbiamo, come detto prima, il WC chimico, quindi quello con la cassetta, nonostante comunque le capsuline che mettiamo, quando fa tanto caldo un pochettino gli odori si sentono. Invece con questo, come detto prima, le urine hanno la valvolina di non ritorno e quindi rimane l'odore dentro. Invece per quanto riguarda i solidi ci sono due possibilità. Una, si può lasciare così com'è, cambiando comunque il sacchetto giornalmente, l'odore che c'è si va a buttare subito via. L'altra possibilità è la ventola. Eccola qua, questa è la famosa ventolina, con tutti i suoi accessori integranti, viti e non viti, pulsanti per accendere e spegnere la ventolina. In più vi danno il tubo che fa fuoriuscire gli odori dal vostro bagno. Vi danno anche il pezzo che andrebbe montato all'esterno del camper, dove poi ci sarebbe il tubo che va montato così. Noi abbiamo deciso di montarlo, ma invece di forare la carrozzeria, noi andremo a forare il coperchietto dove all'interno c'è la cassetta al momento del WC. Adesso ve lo faccio vedere. Sì. Siamo un po' stretti, ma ci siamo tutti. L'idea nostra è quello di fare questo lavoro qua, perciò forando qui, facendo passare il tubo, di qua fuoriescono gli odori del nostro bagno a secco. Perciò non foriamo la carrozzeria, foriamo la plastica. Un domani che non si vuole più tenere il bagno a secco, basta semplicemente o lasciarlo così, che tanto questo qua verrà verniciato di nero, ho lasciato così, o se no si può cambiare lo sportellino e non è un problema, ma l'importante per noi era non bucare la carrozzeria. Ora non ci resta che provarlo, prima separatamente da furgonello, quindi magari lo mettiamo nel garage visto che siamo comodi, lo proviamo e poi se funziona realmente smonteremo il nostro bagno per mettere il super trelino. Noi abbiamo scelto la taglia M, come vi ho fatto vedere come misura, per essere più comodi. E però se andate sul sito di Trelino, lo lasciamo qui sotto, ci sono le varie taglie e anche vari modelli, perché c'è sia completamente in plastica, in polietilene, sia così come il nostro, polietilene e legno, e sia tutto in legno, anche in base a come avete il bagno, quindi in base alle vostre esigenze troverete il vostro modello. E per concludere vi lasciamo un regalino, perché con il nostro codice sconto avrete in omaggio gli accessori che potete vedere e visionare sempre sul sito. Vi aggiorneremo quindi sulle nostre cose.
profumate. Rimanete sempre sul nostro canale per vedere le novità. Yes. E ci vediamo nel prossimo video, nella prossima puntata. Se avete delle domande, scriveteci. Ciao, ciao, ciao belli.